Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Se siete nel mio canale vuol dire che quello che facciamo vi piace, sono molto molto contento. Oggi c'è stato il grande match Fiorentina-Juve femminile vinto dalla Juventus 3-0 e soprattutto dobbiamo fare un applauso a Cristiana Girelli per i suoi 100 gol con la Juve. Un applauso. Ma prima di parlare della partita e di un'altra piccola novità, vi raccomando iscrivetevi al canale. Vi iscrivete, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo video vi arriverà una notifica sul cellulare. Andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter, per essere aggiornati su tutto, perché se vi iscrivete siete aggiornati su tutto. Allora, prima di tutto, prima di parlare della partita Juventus Fiorentina Juventus vinta 3-0 dalle nostre ragazze, voglio dire proprio una piccolissima cosa, che poi uno dice che pensar male. Improvvisamente sono state trovate alcune dichiarazioni del PM dell'inchiesta Prisma, alcune dichiarazioni della Corte di Garanzia del CONI, tra virgolette, alcune dichiarazioni fatte. Improvvisamente escono fuori le nuove intercettazioni vecchie. Sono state pubblicate delle intercettazioni dove semplicemente sul caso Prisma non c'è nessun dolo in quelle intercettazioni, solo avvelenare i pozzi, in poche parole, solo per portare malumori fra i giocatori, perché tu mi trovi un'intercettazione dove dice Chiesa non può restare tanti anni alla Juve perché il loro entourage vengono a cercare sempre l'aumento. Dopo un anno che ha fatto alla Juve, punto interrogativo. Ditemi voi, un procuratore di un giocatore, quando il suo giocatore gioca bene, non va alla società a cercare, come posso dire, l'aumento. Tutti lo fanno, tutte le persone lo fanno, tutti i procuratori di ogni giocatore lo fanno, però qui è uscita l'intercettazione che è stata pubblicata per magia dal Corriere della Sera, grande giornale. Poi parlano di un altro fatto, il fatto di Higuain, è stato, dove vediamo, hanno detto che parla, come si chiama, Cherubini con il manager della finanziaria Stefano Bertolla, ha detto: siamo stati arroganti nel mercato. Ma questo qua lo dicono tutti. La Juventus ha sbagliato in alcuni acquisti, perché il Fabio 15 anni prima non prendeva Higuain a 90. Però qua fermiamoci. Non è stato Fabio Paratici a prendere Higuain a 90. È stato, fra virgolette, Beppe Marotta, perché quando è stato acquistato Higuain c'era Beppe Marotta, che per magia nell'intercettazione non viene nominato. Però c'era Beppe Marotta, è stato Beppe Marotta a dare l'ok a acquistare i quei 90 milioni. Allora, come fece nell'estate del 2016, prende Gabriel Jesus a 10 e lo fa diventare uno da 90. Ma questo è vero, che nell'anno abbiamo sbagliato a fare gli acquisti, ma questo è vero. Poi, che hanno detto che lo stesso Andrea Agnelli, parlando con John Elkan, ha detto che hanno buttato fra i 60 e 70 milioni del calciomercato, fra gli acquisti di Anelka, Benten o Brentmer, ci sono queste cose, non è che lo sanno pure loro, ma questo è un'auto critica che fanno. Poi, le parole di Maurizio Arrivabene, che qui uno lo può interpretare come vuole, dice che il migliore giocatore dell'Atalanta, che allora era Zapata, prende 1,8 milioni, e il nostro, che sono delle capre, i peggiori, prendono 3,5 milioni. Ma questo è vero, perché abbiamo ancora Rugani, che l'abbiamo cercato di vendere da tutte le parti, però prende 3,5 milioni e non lo vuole nessuno. Lo stesso De Sciglio prendeva 3,5 milioni, ma ci sono tanti giocatori che avevano un ingaggio alto, ma quella è stata un'arroganza. Però anche vero sul fatto che arriva bene, lì si può sbagliare, che ha detto che invece l'Under 23
una marmaglia, una cozzaglia di giocatori, quello non mi è piaciuto perché sono parole brutte, perché ha detto che non si fida tanto di che Federico, perché lo è più ambientale, che lo è più per passione dell'Under 23. Invece Federico Garubino sull'Under 23 ha avuto ragione, perché abbiamo i Vale De Winter, Ranocchia, Rovella, che Rovella abbiamo comprato, Miretti, Fagioli, il Junior, Sulè. E il fatto dell'Under 23, allora, però poi si è mangiato, perché l'ha detto, e lui l'ha detto in una conferenza, che lui pensava che l'Under 23 non era buona. Invece nell'ultima conferenza stampa ha detto che l'Under 23 era buona, l'ha detto arriva bene. Poi sul fatto che Andrea Agnelli e John Elka stavano parlando del fatto di riportare Alessandro Del Piero non in società, perché a quel punto avrebbe preso il posto di Andrea Agnelli, allora il fatto questo che c'è, che era già in programma che Andrea Agnelli avrebbe lasciato prima o poi la Juve, e a quel punto avrebbero messo Alessandro Del Piero, avrebbero cercato di avvicinare Alessandro Del Piero alla Juve. Ma queste famose intercettazioni, queste di dolo, non hanno niente, sono un'autocritica che sono fatta a loro stessi, che hanno fatto un mercato di merda e l'hanno detto. Il fatto che il miglior giocatore, che allora l'Atalanta stava facendo il calcio migliore, e il migliore giocatore dell'Atalanta era Zapata, prendeva 1,8 milioni, e il loro giocatore più scarso prendeva 3,5 milioni, quella è l'idea che loro dentro il loro cerchio l'hanno detta. Il problema è che loro questa intercettazione esce fuori prima di tutto su Chiesa, prima di Fiorentina Juve, non so come mai. Seconda, era quasi un mese che non usciva un'intercettazione, è uscita nella settimana in cui sono uscite fuori le parole del PM e le parole di alcune della Corte di Garanzia del CONI. Io spero solo che il giornalista che ha pubblicato questi ce l'aveva già la notizia, io l'ho visto in Twitter che fa, a me di quello che ha detto, io è sicuro. Dire che Andrea Agnelli e John Elkann volevano portare di nuovo Del Piero in società, quella è la notizia. Il problema è com'è proprio ora dopo una settimana che è successo quel fatto, quello è il problema, com'è ora è uscita la notizia. Perché se io avevo una notizia che diceva che Andrea Agnelli e John Elkann stavano preparando la strada di far tornare Del Piero in Juve, era il primo che la dicevo. Poi di altre cose dolo, ma l'unica cosa che a me non è piaciuta dell'articolo, che era partito con tante altre parti, Chiesa non può restare tanti anni alla Juve, Chiesa un po' il titolo dell'articolo, Chiesa cerca soldi. Questo è l'articolo che non mi è piaciuto, è stato un articolo che poi tanti siti l'hanno ripreso, però se tu vai a leggere le carte è fuffa. Allora, noi chiudiamo questo argomento, che ne abbiamo preso tanto, andiamo a vedere la partita delle ragazze. Un dominio assoluto della Juve, è stato un dominio assoluto della Juve, che ha giocato dal primo all'ultimo minuto, ha tenuto la Fiorentina a bada, una Juve che oggi mi è piaciuta. L'ho criticata col Milan perché lì non è stata una squadra che non mi è piaciuta, invece oggi mi è piaciuta perché ha messo i giocatori nel suo ruolo, ha messo i giocatori come si deve e finalmente ha schierato una formazione come si deve e soprattutto ha messo le giocatrici meglio in forma. Ha messo Pere Magnà 4-2-3-1 con Pere Magnà, Salvai, Sembrat, Rosucci, Lenzini, Grosso, Gundersdotti, è tornata e ci mancava tanto la Gundersdotti, Berestein, Caruso, Bonansea e Girelli. Come ho detto prima, complimenti alla Girelli per il 100° gol con la maglia della Juve, e ancora complimenti. È stato un dominio assoluto della Juve, che ha giocato bene dal primo all'ultimo minuto. E no, questa volta ho criticato contro il Milan, ma questa volta devo dire sì. Sul gol di Salvai non ho capito se è stato gol e gol di Cecilia, però l'importante è che il pallone è entrato. Ho segnato Salvai, ho segnato la Sandra, ho fatto gol, l'importante è che quel pallone entrava, perché per 20 minuti abbiamo messo davvero alle corde la Fiorentina e il pallone non voleva entrare. Poi dopo il gol di Cecilia Salvai abbiamo avuto altre due occasioni per segnare, il 2-0 l'abbiamo segnato,
l'abbiamo segnata al 58esimo, quando da un lancio di Peromagnà, Berestea, tutta sola, lanciata in porta, anticipa il portiere, l'uscita e fa il gol del 2-0. E dopo ancora Cecilia Salvai, che forse mo sta prendendo vizio a tirare, a voler segnare, ha tentato un gran tiro da fuori area e ha sfiorato il gol del 3-0, ancora sempre Caruso da fuori area, vicinissimo al gol del 3-0, ma a un certo punto, al 65esimo, l'unico errore, secondo me, della partita della Juve, Catena poteva fare il gol del 2-1, per fortuna non è successo. Ma poi ancora Giulia Grosso, che secondo me è una giocatrice superiore, è riuscita a smarcarsi due giocatrici, a crossarla, e Girelli sola di testa colpisce per il pallone del 3-0 e per il suo 100esimo gol in Serie A con la Juve. E ancora una volta dobbiamo solo applaudire a queste giocatrici, il nostro bomber, che nei momenti di difficoltà ci siamo messe sempre a cercare la Girelli per cercarci di togliere le castagne dal fuoco. Le nuovi acquisti sono entrati, mi sono piaciuti, però il problema è un altro: noi abbiamo una giocatrice come Dulian, perché non la possiamo mai mettere titolare? L'abbiamo visto giocare in Coppa Italia, ha fatto il macello, non la prendeva nessuno, ma che aspettiamo? A me il fatto, perché è giovane, ci vuole tempo, signori, i giocatori bravi pure che hanno 15 anni devono giocare. Noi, per il fatto che non abbiamo puntato sui giovani contro il Milan, abbiamo perso una partita, e con quella partita siamo a meno 8 dalla Roma, ed è difficile recuperare un meno 8 dalla Roma. Però, come se ci vuole tempo, questa penultima partita della prima fase, poi ci sarà l'ultima della giornata, mi sembra col Pomigliano o col Palma, non mi ricordo. Comunque poi vedremo quale sarà l'ultima partita, ma tre punti fondamentali, che in questo momento superiamo la Fiorentina, che eravamo a pari punti. Andiamo a vedere la statistica della partita: tiri totale 6-25, è stato, come ho detto, è stato un dominio, tiri in porta 2-13, possesso 37-63, passaggi 347 contro 548, precisione dei passaggi 73% contro 86%, falli 10-9, ammonizione 2-0, nessuna espulsione, fuorigioco 3-0, calci d'angolo 3-0. La Juventus supera in questo momento la Fiorentina, è al secondo posto, però il problema è che la Roma quest'anno sta facendo un campionato super, anche per demerito nostro, perché io posso concepire le sconfitte contro il Milan, sia andata al ritorno, se all'andata, perché abbiamo fatto troppo turnover, però questi 8 punti di distacco sono figli di quei pareggi contro il Sassuolo e contro il Como in casa, perché lì abbiamo sottovalutato e non abbiamo chiuso la partita. Io, dopo l'1-0 della Salvai, in questa partita, vedendo che non riuscivamo a segnare il secondo gol, perché, come dico, sono partite abbastanza che tu domini l'avversario con mezza azione che fa, ti segni e poi ti può vincere la partita. Invece stavolta siamo state brave, le nostre giocatrici hanno tenuto la linea, e soprattutto la difesa con Salvai e Lenzini, che oggi mi è piaciuta, ha preso anche una traversa da fuori area. Speriamo che presto Lenzini riesca a segnare un gol, perché sia col Milan è stata davvero pericolosa, e oggi con la Fiorentina ha preso la traversa, gli manca solo ed esclusivamente il gol. Vi raccomando, commentate e mettete mi piace, noi tifiamo la Juve in tutte le sue salse. Le ragazze, dopo 5 anni di dominio, un anno che non vince il campionato, ci può stare, però la Coppa Italia la dobbiamo portare a casa. Ora abbiamo la semifinale contro l'Inter, andata e ritorno, e la Coppa Italia la dobbiamo portare a casa. Non lo vinciamo quest'anno, cercheremo di vincere il prossimo anno, però la Coppa Italia, che è un obiettivo principale, cerchiamo di portarla a casa. Ancora una volta vi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, e sempre solo Forza Juve. Alla prossima, ciao!